Per questo inizio video sono in compagnia, dato che voleva stare qua con me e ce la teniamo qua. Poi magari se ne va presto. In realtà, a livello cronologico, questo video è stato registrato dopo pochissimi secondi dalla fine di quello delle pagelle del derby di Torino. Ero arrivato a più di 25 minuti di registrato e non ci stava un altro ragionamento che volevo fare insieme a voi, proprio in quel video lì. Quindi ho deciso di farne uno nuovo e se quello l'ho portato a Pasqua, questo ve lo porto a Pasquetta. Spero che abbiate mangiato tanto come farò io probabilmente in questi giorni qua. Ragazzi, prima di cominciare, c'è OneFootball. Qui sotto in descrizione c'è da andare a scaricarlo perché questo video avrà delle tematiche molto molto interessanti in chiave mercato e immediate. Quindi vanno guardate su OneFootball tutte le notizie in questi istanti qua. E ovviamente un mi piace a questo video, un'iscrizione a questo canale, dato che siamo quasi a 200.000 iscritti, mi farebbe veramente piacere raggiungerlo il prima possibile quel traguardo. Massimiliano Allegri e Andrea Pirlo. Allora, partiamo dal presupposto che è sempre stato un rapporto molto complicato. Pirlo lascia il Milan, forse anche perché in quel momento Allegri aveva altre idee a livello sportivo, o perché comunque il Milan non credeva più in Pirlo a livello di calciatore e voleva affrontare e analizzare altre strade per il futuro, cosa che ci sta comunque dopo dei cicli lunghi come quelli che hanno fatto appunto i due insieme. Si ritrovano alla Juventus, sotterrano l'ascia di guerra, raggiungono una finale di Champions League insieme e poi Pirlo dà addio al calcio europeo, dà addio al calcio ad alti livelli e se ne va a giocare in MLS a New York insieme a Frankie Lampard e David Villa, mi pare di ricordare, una roba del genere. Fatto sta che un po' di attrito tra i due c'è sempre stato, per via di questa collocazione tattica che al Milan gli era stata tolta, e invece la Juventus Pirlo ha riacquistato immediatamente, andando a formare uno dei centrocampi più forti della storia. Della Juventus è sicuramente il centrocampo più forte della storia recente, un centrocampo che ad oggi sogniamo ad occhi aperti e rimpiangiamo mentre andiamo a letto, ricordando quanto bene si giocava all'epoca con dei centrocampisti forti e degli attaccanti con della fame. Ok, ad oggi la strada Pirlo Allegri può rintrecciarsi, nel senso che Allegri è libero e Pirlo in questo momento sta andando male. Se non l'avete ancora visto, vi invito ad andare a vedere il video appunto delle pagelle col Toro, nelle quali spiego che secondo me la partita con il Napoli è il vero e proprio spartiacque della stagione. Nel senso che se la Juve non dovesse vincere contro il Napoli, si ritroverebbe in una posizione di classifica molto complicata, che va a minare anche la certezza della qualificazione alla Champions League, cosa illogica, considerando che siamo partiti per vincere il decimo scudetto di fila, cosa illogica. E probabilmente il non accesso alla Champions League da parte della Juventus non sarebbe un danno solo per me, morale, o per voi, morale, in quanto tifosi. Molto più probabilmente sarebbe un grandissimo danno economico per la Juventus. È più un danno per la Juventus che per noi. Quindi io mi aspetto questo. Se la Juve non vince col Napoli, io non credo che ci siano i presupposti per andare avanti con Pirlo e terminare una stagione che comunque è difficile, perché c'è il Sassuolo, la Fiorentina, l'Inter, l'Atalanta, il Milan, da andare ad affrontare nelle ultime partite. Più la finale di Coppa Italia ancora contro l'Atalanta. Qualcosa di molto 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 complicato, ragazzi. Ve lo dico proprio tranquillamente. E in questo momento, se non fai punti né col Toro né col Benevento, e terzo risultato utile consecutivo, stiamo parlando sempre per sé, per ipotesi. Terzo risultato non utile consecutivo, ti fa capire che probabilmente l'allenatore ha perso la squadra, ha perso la mano che aveva sulla squadra, una squadra che ha avuto degli alti e dei bassi, ma che in questo momento sta avendo solo dei bassi. E la Juve non può permettersi di non arrivare in Champions League. Massimiliano Allegri? Certo, è il nome che facciamo, è il primo nome che ci viene in mente. Io adesso sto leggendo tantissimo nei social che urlano i tifosi sotto i profili Facebook, Instagram della Juventus, Twitter, di riportare a casa Allegri. Proprio quell'Allegri che solo 2 o 3 anni fa era visto come il più grande serial killer della storia, uno che doveva andare in galera addirittura per i crimini commessi ai danni della Juventus. L'idea del tifoso cambia molto velocemente. Io ovvio, ovvio che se dovessi scegliere, dovessi dirvi, ragazzi, dato che stiamo andando male, ora vorrei Allegri, sapete bene quanta stima e quanto rispetto abbia io nei confronti di Allegri, vi direi di sì. Però voglio fare un passo indietro. La notizia di questi giorni è che la Juventus abbia chiesto un rinvio del pagamento degli stipendi perché non sta riuscendo a farlo e c'è un rosso di bilancio di circa 200 milioni di euro. Mica male, c'è questa storia che si vuole cercare di vendere più che di acquistare quest'estate ed è per quello che ancora una volta dico rivoluzione o se sono in grado di farla, che la facciano, ma la vedo molto male. E ancora una volta Allegri, per
pretenderebbe uno stipendio da top manager, qual è l'ultimo contratto di Allegra Juve di 7 milioni di euro, e li aveva guadagnati anche rimanendo a casa, dato che era stato esonerato per l'ultimo anno. Stessa cosa Sarri quest'anno, è pagato per essere a casa perché è stato esonerato. Esoneri anche Pirlo, va bene, gli paghi altri 2 milioni di euro, però devi anche dare dei soldi all'allenatore che lo viene a sostituire. E non penso a questo punto, proprio per questo discorso legato alla storia economica recente del club, che Allegri possa essere quell'allenatore lì. A meno che dica: oh, mi hai pagato per stare a casa un anno, io ti faccio le ultime 10 partite a un contratto simbolico, di una cifra simbolica, cosa che credo che nel calcio non possa esistere, soprattutto perché Allegri l'ha detto più volte: voglio partire da inizio anno con un progetto serio e lavorando da inizio anno. Un traghettatore. Io credo che dovesse andare male il Napoli, potrebbe esserci un traghettatore in casa Juve, che già questo è tremendo. Anche perché, mettiamoci in chiaro una cosa: se viene Allegri, Allegri non gli puoi fare un contratto da qui a fine anno, gli devi fare almeno 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 di contratto, e l'anno prossimo, quest'estate, vuole che gli venga costruita una squadra. Perché non dimentichiamoci mai che Allegri l'ultimo anno aveva chiesto espressamente una rivoluzione grossa a livello di rosa, rivoluzione che la Juventus pensava di non potersi permettere per via dei costi di gestione molto molto elevati in quel momento, e si è preferito cambiare manager. Quindi Allegri, se viene, non ha la bacchetta magica, non risolve tutto, e non risolve tutto subito. Certo è che solitamente un cambio di allenatore riesce a dare nell'ambiente quella scossa necessaria per tornare in carreggiata. Quindi io non credo che il cambio di allenatore, giunti a questo punto, ultime 10 partite, ovviamente stai ragionando nel caso in cui vada male il Napoli, possa essere la salvezza della Juve. Perché chiunque possa arrivare in questo momento davvero non avrà la capacità di cambiare tutto. Ci sono dei problemi strutturali evidenti, anche a livello di squadra, e l'abbiamo detto più volte: ci sono delle grandi colpe di Pirlo, ma ci sono delle grandi colpe dei giocatori. Non è che arriva uno e dice: beh, io non sono Pirlo, quindi io lo so fare, magari perché ho più esperienza. No, i calciatori sono questi, i problemi che ci sono nella squadra sono questi. Lo spogliatoio in questo momento è molto disturbato, anche da vicende extracalcistiche. Quindi ci sono dei grandi problemi nella Juventus. Io non credo che possa essere Allegri, eventualmente allenatore che concluderà la stagione della Juve in caso di esonero di Pirlo. Penso più a un allenatore che viene a fare le ultime partite, viene a fare le ultime partite in attesa di ricominciare eventualmente un progetto. Perché perdere col Napoli significa, o non vincere col Napoli, significa allontanarsi dalla corsa al quarto posto, che in questo momento è l'unico vero obiettivo che ci è rimasto in stagione, al pari della vittoria della Coppa Italia. Ma pensare che la Juventus debba rischiare di non accedere alla Champions League, secondo me è follia pura, perché più di una volta ho detto: ok, Pirlo, a patto che non mi vince lo scudetto, ma mi deve lottare fino all'ultima giornata per conquistarlo. Siamo lontanissimi da quella posizione lì. Vincendo con il Napoli andremmo messi molto bene in classifica, ma il rischio poi continuerebbe ad esserci, perché appunto il calendario è molto complicato. Ed è una situazione di merda. È una situazione di merda in tutti i casi, sia che vinci sia che non vinci. Perché se non vinci devi trovare una soluzione, e ripeto, sono veramente convinto che la Juventus stia vagliando un po' tutte le possibilità. Ma mi metto anche nei panni di giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, che si ritrovano 10 partite dalla fine a rischiare di non accedere alla Champions League, e che quindi viene esonerato un allenatore sulla quale si era puntato molto a inizio anno e si era cercato di fare un progetto a lungo termine. Purtroppo il lungo termine va intrecciato anche ai risultati, e la Juve che non si qualifica alla Champions League è un disastro, e viene sostituito questo allenatore da un traghettatore fino a fine stagione. Io non so cosa possano pensare giocatori di un certo livello, di una certa importanza, anche solo a livello mediatico. Sicuramente il messaggio non verrebbe recepito in maniera corretta. Certo è che in questo momento Pirlo sta facendo molta fatica a gestire il gruppo squadra, sta facendo molta fatica a gestire, a leggere e a cambiare le partite. E quindi davvero, secondo me, nella testa della Juventus c'è di analizzare un po' tutto e capire se ci sono i presupposti, non solo tecnici, ma pure economici, di andare a fare un cambio in panchina già adesso o a giugno. Potremmo essere costretti, tra virgolette, a confermare Pirlo anche in caso di non qualificazione alla Champions League. Ora sono tutti ragionamenti. Io sto, come sempre, cercando di ragionare per logica, buttandovi anche qualche illazione. Ma io non vedo, a parte una coda di gatto, possibile richiamare Allegri per queste ultime partite, o non vedo possibile un ritorno di Allegri dall'anno prossimo, perché un ritorno di Allegri veramente ti mette nella condizione di dargli tantissimi soldi a lui, fargli un contratto lungo, costruirgli una squadra come vuole lui, perché
Perché gli allenatori grossi, ragazzi, che venga Allegri, che venga Zidane, che venga Guardiola, pretendono che la squadra sia costruita a loro immagine e somiglianza. Allegri, l'unica volta che ha alzato la voce in 5 anni dicendo che la squadra era da cambiare, è stato messo alla porta, perché probabilmente la Juve in quel momento non poteva permettersi di fare quello che gli aveva chiesto. Se ci aggiungiamo che sono stati 2 anni disastrosi, nei quali la Champions League non è andata bene e si è mangiata dei soldi, abbiamo pagato degli allenatori per non allenare, e c'è stato il Covid. E si è andato a deprezzare un po' tutti i giocatori. E in questo momento non riesci nemmeno a pagare le mensilità. Capite bene che è brutto parlare di soldi, ma quello che avviene sul campo poi è riflesso anche a quello che avviene nelle tasche dei protagonisti. Forse perché il calcio oggi costa troppo. Ci sono delle spese di gestione troppo alte, forse i calciatori guadagnano troppo, i diritti televisivi costano una marea, ma forse non sono sufficienti in Italia come sono sufficienti all'estero. Basti pensare che Guardiola l'altro giorno ha detto che il Manchester City non può permettersi di comprare un attaccante. Ah, beh, lì sono morto da ridere. Noi forse non possiamo permetterci di cambiare allenatore, nonostante le cose stiano andando male. Quindi questo è un po' il mio pensiero. Poi dovesse riuscire la Juventus a dire oh, è andata male con Pirlo perché è andata male anche il Napoli, e ovviamente io mi auguro sempre che vada bene con la partita, e partendo da questo presupposto, nella mia testa c'è che vada bene con la partita, che Pirlo riesca a riprendere in mano le redini della squadra e riesca a concludere la stagione al secondo, al terzo, al quarto posto, non dico il primo perché ormai è palese che sia inaccessibile, che si riesca a ripartire con questo progetto a lungo termine, con Pirlo in panchina perché è andata bene. Dovesse andar male, ovviamente la scelta migliore nella mia testa è richiamare Allegri per queste ultime partite, ma credo anche che sia abbastanza impossibile. Dico Allegri perché è libero, perché ha parlato di Juve l'altro giorno, perché è un allenatore che conosce l'ambiente. Che ne so, potrebbe essere Spalletti. Non lo so, sto provando a immaginare gli allenatori che sono liberi in questo momento. Tanti altri non me ne vengono in mente. Prandelli, che però si è ritirato dal calcio. Oh, Lippi, mio padre prima mi diceva Lippi, dato che si era parlato di Lippi. Però sì, io credo che se proprio proprio ci dovrà essere un traghettatore. Per poi ragionare su un progetto nuovo a partire da quest'estate, che purtroppo per forza di cose la mia mente mi impone di pensare che non sia un top allenatore, proprio perché devi pagargli un top ingaggio e devi costruirgli una squadra attorno. Già.